Allora, buongiorno, siamo con Marco Andina, un nostro autore. Abbiamo pubblicato con lui due libri lo scorso anno, Il matrimonio cristiano e il suo possibile fallimento. Ma cosa resta in fondo di questa cosa che chiami vita? Due libri apparentemente distanti tra loro, ma in realtà con un collegamento molto molto profondo e sotterraneo, che poi vedremo. Partirei, Marco, da questo libro, Il matrimonio cristiano, un tema attualissimo, quello della gestione anche dei fallimenti del matrimonio all'interno della, diciamo, del magistero, no? Degli insegnamenti del magistero. Ci vuole dire qualcosa su questo libro, in particolare da cosa è nato, cosa l'ha ispirato? Sì, il libro è nato da due occasioni, due circostanze. La prima, un seminario che ho tenuto allo studentato teologico di Alessandria, dove abitualmente insegno teologia morale, proprio su queste tematiche relative ai matrimoni e ai matrimoni falliti. L'altra è evidente, cioè il sinodo che c'è stato in due tappe sulla famiglia, dove una delle questioni era appunto la condizione dei divorziati e risposati. Il libro sostanzialmente si divide in due parti. Nella prima parte si richiama il senso del matrimonio cristiano in forma sintetica e la bellezza. Nella seconda parte, ahimè, si affrontano la questione dei matrimoni che ogni tanto falliscono. Purtroppo oggi, lo sappiamo un po' tutti, nelle società occidentali anche i matrimoni sacramento, i matrimoni fatti in chiesa, in una percentuale piuttosto rilevante, intorno al 40%, falliscono. Di qui la domanda: in questi casi, in queste situazioni, che cosa fare? E io sviluppo un'ipotesi teologica in continuità con un docente importante di teologia morale in Italia, che è Giuseppe Angelini, preside per molto tempo della Facoltà Teologica di Milano, oggi docente emerito sempre di quella facoltà, in cui lui indica come la strada per superare questa questione, quella di superare la tesi del vincolo ontologico. Non vorrei entrare adesso in breve tempo in questioni molto tecniche, ma sostanzialmente il riconoscimento che l'indissolubilità è legata più al comandamento che non immediatamente al sacramento. E quindi, come ogni comandamento purtroppo in qualche caso può essere violato, nel caso dell'indissolubilità del matrimonio qualche volta il matrimonio può essere distrutto fino a distruggere il sacramento. Di qui la necessità di seri cammini penitenziali e, quando si siano effettivamente manifestati, la possibilità di riammissione nella Chiesa, nella vita della Chiesa. L'indicazione, l'ultimo capitolo è dedicato all'Amoris Laetitia, in particolare al capitolo 8 dell'Amoris Laetitia, dove si dice che questa esortazione apostolica nei fatti aiuta ad andare verso un superamento, ma non è ancora stata elaborata in maniera chiara la ragione teologica per cui una determinata prassi pastorale, cioè quella di verificare i matrimoni caso per caso e quando si dimostri che i criteri fondamentali di giustizia sono rispettati e nella nuova unione c'è una seria vita cristiana, la possibilità anche di riammettere alla comunione. La fondazione teologica, secondo me, è un po' debole per varie ragioni, anche perché al sinodo c'erano posizioni molto diverse ed era difficile trovare una sintesi. Il mio libro, appunto, sulla scia del pensiero di Angelini, cerca di indicare una possibile soluzione. Speriamo che nei prossimi anni il dibattito magari diventi anche più sereno, e credo che questo libro possa essere un punto di partenza significativo. Ecco, volevo chiederle proprio sul dibattito attuale, su quello che ha scatenato l'Amoris Laetitia, insomma, e anche uno dei passaggi più importanti, ritengo, del suo libro è proprio questo, cioè inserirsi in questo dibattito e però darne un fondamento teologico molto molto consistente. È chiaro che non è questa la sede per approfondirlo, però dovendoci rivolgere anche a persone che attraversano questa crisi esistenziale, in fondo, no? Del fallimento di un matrimonio, cosa ritiene di poter suggerire come indicazione, come linea guida, come anche riferimento del magistero e anche teologico?
io credo sulla scia anche della spiccata sensibilità di Papa Francesco, che la Moris Letizia vada nella direzione, appunto, attraverso un intelligente discernimento, attraverso l'indicazione di realizzare il bene possibile e soprattutto il primato della misericordia di Dio. L'uomo può sbagliare, purtroppo in qualche caso anche nel matrimonio, sarebbe meglio che non fosse così, ma adesso non analizziamo le ragioni per cui nel contesto culturale attuale i matrimoni risultano più fragili che in passato, però di fronte al fallimento la persona non deve sentirsi perduta. Come dice il Papa, Dio non si stanca mai di perdonarci, e la riflessione del capitolo 8 della Moris Letizia e anche del libro mio vuole essere quella di sottolineare proprio il primato della misericordia di Dio, quindi nessuno si deve sentire irrimediabilmente perduto o irrimediabilmente fallito. Anche in questi casi ci può essere una seconda possibilità, non in maniera facilona, in maniera seria, con le condizioni che abitualmente vengono dette, cioè di aver salvaguardato i criteri di giustizia nei confronti della prima unione, se ci sono dei figli essersi seriamente occupati di loro, avere un rapporto accettabile con il primo marito o la prima moglie e vivere all'insegna di una seria vita cristiana la seconda unione. Quindi la persona deve capire che Dio dà sempre una seconda opportunità, non c'è nessun peccato che non possa essere perdonato, neppure il fallimento del matrimonio, quando il pentimento sia sincero. Allora, grazie molte per queste indicazioni preziosissime. Passiamo ora all'altro libro che Marco Andina ha scritto per Fata Editrice, Ma cosa resta in fondo di questa cosa che chiami vita? Ma sottotitolo indicativo, Riflessioni teologiche ascoltando Francesco Guccini. È un libro molto molto agevole, molto scorrevole, molto sentito anche, mi sento, no, di sottolineare, cioè partecipatissimo, perché Andina porta la sua esperienza personale di lettura di Guccini in un modo tutt'altro che scontato e ovvio, nel senso che le riflessioni teologiche contenute in questo libro sono pungenti, sono efficaci, trovo. Ci vuol dire com'è nato anche questo libro? Sì, qui una piccolissima nota autobiografica che riprendo anche nell'introduzione. Io sono un prete stonatissimo. Ho fatto il seminario minore dai padri carmelitani scalzi di Arenzano e allora ero l'unico dei circa 40 ragazzi che componevano il gruppo del seminario minore ad essere esonerato dalle prove di canto come caso disperato. Per cui dico che la musica non l'ho mai coltivata molto, proprio per dei miei limiti oggettivi la capisco poco. Tuttavia negli ultimi 4-5 anni, quando viaggio in macchina, mi erano state regalate delle raccolte di Guccini, qualcosa avevo comprato io, e allora ho riscoperto questo cantautore. Naturalmente dico che io non sono in grado di valutare la qualità della musica, la qualità del testo invece mi interessa molto e l'ho trovata molto bella, molto interessante, metafore ricchissime. Ma naturalmente potremmo dire il fatto che io sia un prete e che si occupa anche un pochino di teologia, l'orientamento potremmo dire di Guccini che emerge un po' da tutte le sue canzoni mi ha intricato molto. In particolare il fatto che Guccini privilegi l'interrogativo. Lui dice che i grandi interrogativi della vita vanno posti. Forse per lui non esistono risposte certe, ma bisogna continuare a interrogarsi. E il fatto che lui abbia poi una produzione molto varia nelle tematiche consente anche di spaziare su molti temi, con molti confronti sulle varie esperienze della vita, l'amicizia, le relazioni umane, le radici che stanno alla base di una, diciamo, del cammino di una persona, i grandi interrogativi anche dai drammi della storia individuale, la morte di un incidente automobilistico, le grandi tragedie della storia, Auschwitz, e poi in Guccini c'è sempre naturalmente anche una tensione morale molto forte nelle sue canzoni che non può che
potremmo dire, fare interrogare anche il teologo moralista. Ma se devo dire, la cosa che più mi ha interessato in Guccini è il fatto che di fronte ai grandi interrogativi della vita, Guccini sostanzialmente ha due piste di riflessione conclusiva, una più chiara, più tematizzata, messa a tema in molte canzoni, in particolare poi anche nell'ultimo album, l'ultima Thule. Cosa c'è in fondo di questa cosa che chiami vita? Per Guccini, quando riflette in maniera razionale, dice c'è il nulla. Quando moriremo, andremo appunto nel regno del freddo, della morte, e quindi la vita umana, Guccini lo dice con relativa serenità, ma che si finisce. Però è anche vero che in Guccini c'è molto forte una nostalgia di qualcosa d'altro. Lui stesso dice che quando è sopra pensiero si scopre vagamente panteista, perché sente un po' questo desiderio appunto di qualcosa di diverso oltre la morte, che emerge poi anche in tantissime canzoni, io cerco di farle notare. E poi naturalmente il tema più rilevante, allora il confronto quasi un po' rilanciando qualche interrogativo a Guccini, dell'escatologia cristiana. La risposta cristiana a questi interrogativi è questa: tu che cosa ne dici, Francesco, visto che tante volte questa nostalgia emerge anche nelle tue canzoni? Ultima domanda, una curiosità anche personale: la cosa che mi ha colpito di più in questo libro è anche il rapporto col tempo, che Guccini sottolinea in tutte le canzoni e che lei richiamava nell'escatologia cristiana, anche il rapporto con la morte e l'ultima Thule. Allora, questo avvicinarsi all'ultimo, alle cose ultime, mi sembra anche questa una traccia significativa, no? Sì, certamente questa è una delle ragioni per cui poi mi sono messo anche a scrivere un libro, che è anche nato più che altro come una serie di appunti che prendevo man mano che sentivo Guccini. Poi alla fine ho deciso di provare a pubblicarlo, e appunto l'editrice Effata gentilmente mi ha concesso di poterlo pubblicare. Però appunto è evidente questo tema Guccini fortissimo, forse addirittura più nelle canzoni del periodo più giovanile, lo scorrere del tempo inesorabile, il tempo non può essere fermato, e certo alla fine la vita presenta molte esperienze ricche, ma arriva la morte. E naturalmente io, da teologo cristiano, cerco di interloquire indirettamente con Guccini dicendo: ma forse questo scorrere del tempo ci porta verso il tempo pieno, e quindi la vita, in quelle esperienze che sembrano progressivamente portarsi via tutte le cose belle che noi possiamo fare, diventa un po' una prova in attesa dell'incontro con Dio. E anche la conclusione, quasi un po' come un'immagine, io immagino Guccini augurandogli lunghissima vita comunque nel momento della sua morte, che lui pensava di andare verso l'ultima Thule e poi si accorge di andare verso l'isola tinta d'azzurro, per usare delle metafore gucciniane, bella più di tutti, dove ritrova gli affetti della sua vita, ritrova la giustizia. E dico a Guccini che forse non sarà dispiaciuto se arriverà in quel luogo. Bene, grazie molte a Marco Andina, grazie davvero.